Per non lasciare indietro nessuno in un contesto difficile dove non si trova facilmente lavoro e numerose persone vivono in condizioni di disagio e povertà, la Regione Basilicata punta sul programma operativo FSE 2014-2020 che investe sull'inclusione sociale e lavorativa con progetti diversificati tra loro in base ai bisogni dei soggetti a cui si rivolge. È stato questo il tema al centro del seminario organizzato nella Pinacoteca Provinciale di Potenza per un confronto tra gli operatori impegnati nel sociale. Sono intervenuti tra gli altri Francesco Pesce, autorità di gestione del programma operativo FSE 2014-2020 della Regione Basilicata, Giovanni Lettieri, sindaco di Picerno, comune capofila dell'ambito sociale Marmo Melandro, e Valeria Enrico, assessore ai servizi sociali del comune di Potenza. Le conclusioni sono state affidate all'assessore regionale alle politiche della persona, Flavia Franconi. E dobbiamo impegnarci tutti affinché questi soldi che stanno arrivando sia della Comunità Economica Europea, che sono tanti perché si parla di milioni, 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 siano utilizzati nel migliore dei modi possibili. Noi abbiamo anche, stiamo mettendo in atto nella programmazione appena iniziata un fascicolo che è il fascicolo sociale. Cioè in una parte di questi soldi saranno dedicati a costruire un fascicolo su cui avremo le caratteristiche delle persone che hanno bisogno. Questo fascicolo sarà connesso col fascicolo sanitario per quanto è possibile rispettando la privacy, una cosa da permettere anche un'inclusione reale. Siamo la prima regione a farlo, ne abbiamo parlato a Roma. E cerchiamo di avere anche diventare un progetto pilota per quanto riguarda lo Stato italiano. Stiamo costruendo un progetto regionale di telemedicina e questo mi sembra una cosa importante, soprattutto per le persone che abitano lontano dai centri urbani. Stiamo progettando, e questo è proprio progettando, punti unico d'accesso, cioè dei punti in cui i cittadini possono trovare tutte le informazioni, dove andare, dove sia sanitarie che sociali. Siamo in contatto con il Ministero delle Politiche Sociali, con il quale abbiamo una buona interrelazione, perché abbiamo un problema importante che dobbiamo connettere il nostro reddito minimo di cittadinanza.